Effettivamente, se noi ragazzi guardiamo il tema della politica di Sparta e lo compariamo col tema della politica di Atene, noi già ci accorgiamo che dall'antichità ci sono due politiche ben diverse. Una che era aperta al commercio, molto più aperta al commercio, che è la politica di stampo ateniese, mentre l'altra è la politica più che altro aperta alla guerra, che è la politica di Sparta. Da questo punto di vista ci sono tanti scritti, è stato detto molto tra la differenza tra le due città. E tuttavia, appunto, c'è proprio questo da dire. Allora, la politica di Sparta si giocava soprattutto sul tema delle terre da conquistare, ok? Perché? Evidentemente a Sparta c'era questo tipo di politica, ovvero sia la politica degli Spartiati, che si definivano gli uguali, cioè a Sparta tutto ruotava intorno a coloro che combattevano, cioè coloro che avevano appunto il diritto di combattere. Questa politica quindi si giostrava attorno a coloro che erano definiti gli uguali. Essi solo erano gli aristoi ed essi solo avevano il diritto appunto di combattere. Essi quindi combattevano. Cosa doveva fare però uno per... Quali erano appunto le caratteristiche dell'aristos, cioè dell'aristocratico? Gli aristoi al plurale, aristos al singolare. Queste erano le caratteristiche per essere un aristocratico, quindi uno spartiata. Prima di tutto bisognava essere figlio di spartiati. Quindi padre e madre nati nobili, ok? Poi bisognava avere delle terre, cioè bisognava che il padre e la madre del ragazzo avessero delle terre da dare a lui. Questo è molto interessante perché? Perché se noi ci facciamo caso, evidentemente il problema di Sparta era questo, che molti potenziali spartiati che però poi non avevano la terra, cioè i genitori non avevano terra da dare, okay? Cioè lo Stato, la terra dello Stato non poteva essere data a costoro, divenivano spartiati mancati. Questo è molto interessante perché? Perché se noi poi guardiamo la storia di Sparta in realtà è una storia che è contraddistinta fondamentalmente quasi sempre dal dovere, dalla necessità di dover occupare nuovi territori. Da questo punto di vista noi vediamo che Sparta sorge nella Laconia, ok? E Sparta cosa che ha fatto fin dalle sue origini? Ha più o meno tentato di conquistare terre attorno alla Laconia, in particolar modo quella della Messenia. E infatti, perché? Beh, perché aveva bisogno di dare terre a tutti i potenziali spartiati, perché sennò divenivano spartiati mancati. E Sparta si fondava appunto sull'addestramento di questi spartiati. Primo punto. Ora, Sparta aveva una politica fondamentalmente militare perché si basava sui nobili spartiati che combattevano. Come faceva a sopravvivere? Beh, gli altri erano per esempio gli Iloti, che erano questi schiavi, che coltivavano e si occupavano appunto di dar da mangiare, tra virgolette, agli spartiati. Gli Iloti erano gli schiavi. Quando Sparta occupa la Messenia, conquista la Messenia, eccetera, tutti gli Iloti, i Messeni diventano Iloti. E costoro appunto poi erano sottomessi agli Spartiati, perché Sparta aveva una politica di base appunto guerriera, gli Spartiati dovevano addestrarsi eccetera. Sì, c'erano anche coloro, perché attenzione, Spartiati avevano sia diritti civili che politici, poi c'erano anche coloro che avevano solo i diritti civili, che in questo caso si chiamavano perieci, ok? Però non avevano diritti politici. La politica di Atene invece era molto diversa perché? Perché sì, ad Atene c'erano gli schiavi, va bene? Le donne per esempio non avevano diritti, almeno non avevano diritti politici, però la cosa interessante è probabilmente questa, che comunque sì, Atene si è sempre contraddistinta in verità, a differenza di Sparta che aveva bisogno di occupare terre per la conquista attraverso la violenza, appunto per il discorso che ho appena fatto, Atene invece si è sempre contraddistinta per il commercio e per l'apertura. E quindi in realtà per il tema del mare, cioè il fatto che Atene avesse il Pireo è molto interessante perché se noi guardiamo la storia di Atene, Atene fondamentalmente perché cos'è che fa Atene? Atene aveva bisogno del mare per commerciare in particolar modo. Da questo punto di vista Sparta era molto più limitata sul tema del commercio. Vuoi anche perché molto spesso gli Spartiati, si dice davvero gli Spartiati odiavano fondamentalmente il tema del mare, dover entrare nel rapporto col mare, eccetera. A differenza invece degli ateniesi che erano molto più aperti al tema del commercio. Quindi, in questo senso, perché si dice che ad Atene sono fiorite le arti, la cultura, eccetera? Beh, perché Atene, in linea di massima, era più aperta alle culture esterne, ok? Soprattutto per il tema del commercio. Quindi, quando si parla di libero mercato, cioè il tema appunto del commercio in seno appunto alla possibilità dell'incontro e dello scambio, noi vediamo una netta distinzione tra Sparta ed Atene. Evidentemente, quindi gli ateniesi già in certo qual modo avevano compreso il tema del diritto, ok, e del tema del patto.
evidentemente per entrare in compromesso con gli altri, a differenza degli Spartani che invece erano più legati all'aggressione per concedere territori ai potenziali spartiati. Atene aveva una politica totalmente diversa perché da questo punto di vista si basava più che altro sulla libertà individuale, quindi certo c'erano gli schiavi, le donne, eccetera, però ad Atene c'era una minor limitazione del tema Stato, cioè del tema degli uguali. Non c'era questa cosa in Atene. In Atene da questo punto di vista c'era più che altro, cioè non c'era un'oligarchia, perché a Sparta era un'oligarchia. Ad Atene invece, soprattutto dal tema Pericle, così c'era una democrazia basata appunto sui cittadini che comunque potevano, sulla base dei pari diritti, entrare in rapporto e sviluppare appunto questo tipo di politica. Questo è interessante perché poi ci fa capire la differenza di vedute che c'erano tra le due città. Tuttavia, non di meno, c'è questo da dire. Questo Tucidide lo riporta nella guerra del Peloponneso. Atene non è sempre stata così aperta, no? Cioè, Atene ha vissuto una storia lunga, ok? C'è stato anche il tiranno Pisistrato, cioè nel senso, ci sono stati diversi uomini, appunto cittadini, che hanno cercato di sviluppare la politica di Atene in un certo modo. Ok? Quindi noi passiamo da una situazione alla Solone, cioè Solone ha cercato di far maturare il tema del diritto, inteso come cerchiamo un principio di uguaglianza tale per cui questa uguaglianza possa venire partendo anche dal tema del lavoro, ok? Ovvero sia, se tu lavori e hai un certo tipo di guadagno, allora ti puoi occupare da questo punto di vista della difesa del territorio e quindi essere cittadino ateniese. Questo è importante, questa è la riforma di Solone in fin dei conti, cioè la riforma fondamentalmente del tema del lavoro. E da qui poi, perché attenzione, già ad Atene era concepita questa cosa, cioè il tema della difesa del territorio non è che non fosse già nell'antichità concepito dagli ateniesi, cioè già molto prima di Pericle c'era qualcuno che aveva concepito il tema della difesa del territorio, ma gli ateniesi avevano il tema della difesa del territorio come una difesa del territorio per avere diritto di cittadinanza. Ok? Perché nell'antichità il tema della difesa del territorio era relegato soprattutto al tema degli aristocratici in primis, cioè, mi spiego, se a Sparta la difesa del territorio fu sempre, in ogni caso, in linea di massima relegata agli aristoi, in Atene questo veniva già prima, però a un certo punto arriva un uomo, Solone, che disse: no, no. Facciamo che più o meno tutti possano provare a partecipare alla difesa del territorio. Facciamo una riforma che permetta di far sì che non solo i nobili che nascono tali possano partecipare alla difesa del territorio, ma tutti in potenza, se hanno un lavoro e hanno un corrispettivo reddito, possono partecipare alla difesa del territorio. Questo è molto interessante perché solo in questo modo crea un'uguaglianza giuridica. A un certo punto poi si arriva appunto al tema di Clistene, cioè Clistene. Ok? Lasciamo perdere che si passa in realtà per la tirannide di Pisistrato, ok? E qui quel periodo è un periodo antidemocratico. Però poi si arriva al periodo di Clistene. E Clistene cosa che fa? Beh, Clistene dice: no, no, attenzione, è vero, Solone aveva fatto quella riforma, ma come possiamo far noi entrare in contatto i diversi ceti della città? Perché evidentemente si odiano un po' i nobili e i non nobili, cioè evidentemente i nobili avevano ancora quell'odio per i non nobili, tale per cui quella riforma di Solone, che voleva riunire il tema delle classi, dei ceti, ok, sulla base però non già della vicinanza in senso territoriale, ma della vicinanza giuridica, ok? Quindi no, io non sono nobile in sé per sé, quindi posso difendere il territorio, anche i non nobili adesso possono, però i nobili comunque avevano questa ritorsione nei confronti di Solone, eccetera, questa riforma che non era stata ben, come dire, digerita. A questo punto allora Clistene fa una cosa interessante, dice: no, no, ma facciamo che i nobili si avvicinino territorialmente ai non nobili, facciamo che appunto ci sia questo rapporto. E lui mette in rapporto, fa una riforma tale per cui i ceti si avvicinano territorialmente e quindi le famiglie non nobili entrano in contatto più che altro anche con le famiglie nobili, c'è uno scambio, cominciano a nascere figli tra nobili e non nobili, interessantissimo questo. E quindi comincia ad esserci una maturazione che si sviluppa sulla base della durevolezza del tempo, cioè il fatto che in realtà le persone piano piano comincino a concepire l'altro non già come un nemico perché è un ceto diverso, ma in realtà come una possibilità. Quindi da questo punto di vista si tende a creare un diritto uguale per tutti da un punto di vista appunto della possibilità, no? Tu hai diritto a fare perché sei un singolo con appunto le caratteristiche, ma tu hai diritto, non è che perché tu sei nobile hai più diritto, no, no, parifichiamo il diritto in tal senso. E poi a un certo punto arriva poi l'età di Pericle.
E poi appunto ragazzi si arriva all'età di Pericle, quella che appunto è l'età che va circa dal 460 a.C. al 431 a.C., età, periodo, scusate, data dell'inizio della guerra del Peloponneso. Pericle muore poco dopo l'inizio della guerra. E è interessante, muore perché scatena una pestilenza in Atene e Pericle si infetta e muore. Però è interessante anche questo periodo che viene chiamato della democrazia reale. Tra l'altro alcuni hanno criticato Pericle, no? Aristofane, per esempio, lo considera come colui che ha scatenato la guerra del Peloponneso. Altri lo difendono come Tucidide, dicendo che è colpa degli Spartani perché gli Spartani avevano paura di Atene. E quindi da questo punto di vista Pericle è una figura controversa. Tra l'altro anche Platone nel Gorgia lo critica dicendo Platone che durante la guerra del Peloponneso fondamentalmente era un ragazzo, era un bambino. E nel Gorgia poi successivamente lo critica dicendo che in realtà Pericle è come dire aveva annebbiato i costumi della città, una cosa del genere. Sì, è come se Platone dicesse che Pericle aveva come abbattuto indirettamente o direttamente in certo qual modo i costumi della città e il senso della città. Quindi Pericle è una figura molto controversa da questo punto di vista. E dunque sì, si pensa a democrazia reale, però al contempo che cosa c'era davvero? Alcuni pensano che in realtà Pericle indirettamente fosse una sorta di dittatore che stava lì in Atene, ma che in verità controllava tutto. Quindi è chiaro che formalmente, secondo alcuni, c'era una democrazia, almeno di uomini adulti con diritti civili e politici che partecipavano alla vita politica, però poi indirettamente come se ci fosse una sorta di principato.